Allora, mister Schiazza, come giudichi questo punto? Perché alla Due fine, punti buttati via, vero? tre punti buttati via, due punti, perché nel primo tempo la dovevamo chiudere, abbiamo avuto le occasioni per chiuderla, e poi ci siamo difesi anche molto, in modo molto ordinato anche nel secondo tempo, però poi su un corner, disattenzione difensiva, siamo usciti male. E prendiamo questo 1-1, ma diciamo che come Canaletto, se c'era una squadra che doveva vincere eravamo noi, e due partite dovevamo raccogliere tre punti. Ne abbiamo raccolti due, però diciamo che siamo sulla strada buona. Oggi questo era un ottimo test contro un'ottima squadra, soprattutto sull'aspetto della grinta e della voglia e della determinazione. Credo che abbiamo giocato tanti giovani da una parte e tanti giovani dall'altra, credo che non si siano visti le differenze, e siamo stati sul pezzo per 95 minuti, perciò credo che le ultime 2 settimane, diciamo che un po' di sereno è tornato in casa. Giochiamo con un po' più di calma ora. Vedo che anche il nostro centravanti è in salute, ecco. Ma ne saluto lui, poi sono problemi per gli È altri. Però. bello giocare così. Ecco, sicuramente è il bicchiere mezzo pieno è questo, queste due partite dove è vero, quello mezzo vuoto sono i punti che vi mancano, ma quello mezzo pieno è che sta tornando un po' a essere la tua Sestrese, quella che ci aveva Sì, abituato. almeno sotto l'aspetto della gamba, della determinazione, della voglia di fare. Oggi eravamo tutti, si lamentano le assenze, mi lamento anch'io, Tecchiati, Sicchieri, Migliazza, sono tre giocatori importantissimi per noi, per centimetri, per geometrie, per realizzazione. Pure Caramello oggi davanti alla difesa ha fatto un partitone incredibile, lo stesso Bortolini. Ora è inutile fare calcoli, viviamo la giornata e alla fine del campionato vediamo dove siamo. Oggi abbiamo dimostrato di non meritare quella posizione in classifica che Ecco, nella prossima baratteresti tutti questi buoni segnali di cui abbiamo parlato per i tre punti. abbiamo. Certo, perché poi si lavora bene, si continua, si ragiona tutti in un altro modo, voglio dire, i 3 punti sono fondamentali. Intanto